Però poi attraverso questa menzogna, come ha detto Polese, lei ci racconta la storia del nostro paese in tanti modi diversi, cioè i suoi film sono spicchi, no? Non è che, ma già questo piccolo documento, questo piccolo film, ci fa vedere il suo gusto, quali sono stati i film che lei ritiene fondamentali, no? Quali sono gli attori che lei ritiene fondamentali, una micro-antologia cinematografica di quello, immagino, che è il suo gusto, la sua riflessione su ciò che è stato importante, da Roma città aperta, Ladri di biciclette, adesso non me li ricordo nell'ordine, ma insomma mi pare che c'è Troisi, Palombella Rossa, c'è Primo Levi, Se questa è la tregua, no? E lei è molto preso da questo problema. Tra l'altro, il problema della persecuzione razziale, delle leggi razziali, ha fatto anche un film su questo nel ghetto di Roma. Ecco, è un argomento che è uno degli argomenti che le stanno molto a cuore. Comunque lei, appunto, tocca alcuni argomenti oppure in questo film da alcuni suoi colleghi, no? C'è anche mi pare Tornatore con Philippe Noiret, così appunto, e c'è Fellini naturalmente con La nave va, no? Quindi queste sono le cose, e a Marcord si vede quando passa il Rex, no? Quindi tutti episodi di questa nostra storia. Ecco, allora tutto questo che noi vediamo al cinema, no? È finto, si dice per esempio Fellini è surrealista, no? In realtà è un documentario della vita italiana, o sbaglio? Cioè Sì. il cinema. A proposito di Fellini, è molto giusto quello che dice. Fellini passa per essere, dice, sai, un grande, certo, tutti lo riconoscono, ma fantasioso e personale, disinteressato all'Italia, alla politica. Ecco, lui era l'opposto di tutto questo, era invece un grande interprete, solo che il cinema non deve fotografare la realtà, se no sarebbe solo documentario, e invece il cinema trasfigura la realtà e la rende a suo modo più vera, più credibile, più riconoscibile. I film di Fellini credo che siano i film più politici che il cinema italiano abbia prodotto, proprio per questa sua volontà di raccontare il paese e per questa sua affezione al paese. Oggi se il cinema è un po' più flebile, mi pare, dovuto a questo, non al fatto che ci siano meno Fellini, meno Geni, meno De Sica. Certo, questa è una conseguenza, ma perché c'è meno affezione nei giovani che fanno anche il cinema, come negli altri mestieri, affezione al proprio paese. È duro, è difficile dire a un giovane oggi ama l'Italia. E come si fa? Si arrossisce nel momento in cui si dice ama la tua Italia, però invece è quello il segreto di far bene sia per un falegname o per un medico o per uno scrittore o per un regista, avere affezione per il proprio paese, per il popolo in cui si cresce, per il quale si scrive o si fa il tavolino di legno. Difendolo anche però talvolta in ridicolo, no? Cosa di cui no, lei ha molta ironia nei suoi film, anche ironizza molto su questi italiani. Ecco, ma prima di chiudere su di lei, diceva in questo periodo, non mi ricordo, è lei che ha detto che però a Napoli, questa città piena di rifiuti, che tutti vedono come una città oggi difficile da vivere, è proprio lì, è lei che l'ha detto, che nasce forse una piccola speranza di un cinema italiano dove ci sono degli No, non l'ho autori. detto, non l'ho detto, ma posso, non l'ho detto, ma posso condividerlo. Cioè che ci sono autori comunque a Napoli che credono invece nel cinema italiano, no? E come tali sono anche riconosciuti. Ma abbiamo già dei maestri giovani,
dire il cinema italiano è tutto brutto non è neanche vero, è generico come dire che è tutto bello. E ci sono dei film come quelli di Sorrentino o quelli di Garrone, ma di tanti altri, di Stefano Incerti, di Tornatori, tanti altri che invece portano avanti un cinema che stranamente si è in crisi, il cinema più che essere in bianco e nero o in 3D è in crisi per definizione, quindi quello va bene, ma poi perché non dovrebbe essere in crisi in un paese dove tutto è in crisi? Dicevo, guarda, il cinema è in crisi, perché il cinema, specialmente quello italiano, come ho tentato di dire anche in questo corto, ha sempre seguito la realtà italiana, qualche volta l'ha perfino preceduta, non ha mai presceso, come si dice? Non ha mai il passato di prescindere, presceso forse, no? Non è male presceso, io mi accontenterei. Prescisso, da scindere, prescisso. Il cinema italiano non ha mai prescisso dalla storia italiana e questa è una caratteristica del cinema italiano. Il francese, l'inglese, quello americano no, qua un po' ha molto imparato la lezione neorealista più di altre cinematografie, ma quello italiano, il cinema italiano ha veramente sempre illustrato, seguito, preceduto la società italiana. Quindi anche in questo momento mi pare che ci siano buoni autori, buoni segni, quindi buona speranza, anche se speranza è un'altra parola che come verità e storia mi piace poco, perché la speranza è fideistica, speriamo nel Signore, speriamo nell'aldilà, speriamo nella bontà dei nostri governanti. No, ecco, invece di speranza userei la parola fiducia. Ecco, è bello questo, no? Quindi fiducia, io faccio una domanda, la più banale domanda che si fa, no? Che dice, se lei dovesse salvare un suo film, quale salverebbe? Ma forse questo che avete visto, perché è piccolino, non pesa, non occupa molto tempo. E in fondo c'è tutto il mio cinema, cioè tutta la mia fiducia nella menzogna del cinema, anche se quello che viene fuori, certo che i dittatori passano e in fondo Chaplin è molto più grande sempre di Mussolini, proprio perché di Hitler, proprio perché il cinema con la sua menzogna ha questa forza, a questa spregiudicatezza che forse la realtà non ha, perché con la realtà poi bisogna farci i conti, bisogna subirla, con il cinema no. Il cinema è movimento non nel suo schema, ma movimento dentro quelli che lo guardano. E allora vedere che attraverso 30 anni, 40, un bambino ebreo che scappava dai tedeschi si rifugia in un cinema e assiste a tutta la storia europea sullo schermo e poi arrivare ad oggi, ecco, mi pare che questo sia una sintesi che abbia rappresentato abbastanza quello che ho cercato di fare con gli altri miei film, anche se c'è una morale forse un po' negativa, un po' deludente, perché sta anche a dire questo corto che per quanto film si faccia, per quanti libri si scrivano, per quante opere si producano, l'uomo non cambia mai e ci dà sempre un bambino che scappa di fronte all'ingiustizia dei grandi. Solo che nel suo caso, no? E qui viene fuori l'ultima parola che vorrei dire, anche se lei non lo ha detto, questo lo dico io, ci deve essere una vera passione per il cinema nella sua vita, perché guarda caso questo bambino si rifugia in un cinema
no? E poi quando diventa un adulto è di nuovo in un cinema, no? Quindi proprio in una sala cinematografica. Per cui credo che questa sia la passione che ha accompagnato principalmente la sua vita, o sbaglio? Sicuramente è questa. Ho avuto anche qualche altra passione, ma insomma quella del cinema. La moglie che è qua presente, naturalmente. Che oggi, proprio il 28 giugno, festeggiamo quanti anni? 55 anni di matrimonio. Io mi sarei, se avessi potuto, da bambino, scappando, mi sarei voluto rifugiare in un cinema dove passavo molte ore della mia giornata, si entrava alle 3 e si usciva la sera alle 8. Era un sequestro andare al cinema, perché c'erano due film intanto alla mia epoca, poi c'era il giornale Luce, poi c'era Topolino, poi c'erano i Prossimamente. Non si usciva più, qualche volta si rivedeva anche il film. Ecco, quindi questo di essere sequestrato in un cinema mi sarebbe piaciuto. Grazie mille e tantissimi complimenti.